Accordo trovato per Pescara Porto e il polemizzato cambio di destinazione d'uso, che aveva suscitato dissenso da parte dell'opposizione. Ma la polemica inizialmente era relativa a quando portare in consiglio la delibera, perché pendeva un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e la maggioranza, il sindaco in particolare, aveva sempre dichiarato di voler attendere anche per una questione di rapporti istituzionali il giudizio del TAR, che poi è intervenuto e sostanzialmente ha dato ragione alla linea del Comune, per cui il TAR ha confermato la competenza del Consiglio a pronunciarsi. Noi pensavamo che non ci dovesse essere nessun cambio di destinazione d'uso a Pescara Porto, ma soprattutto volevamo che il Consiglio Comunale riuscisse ad esprimersi per una vicenda che cambierà totalmente il volto della città nella zona ricca, perché è quella del porto turistico, e per cui il Comune non si è mai espresso. Ecco, oggi finalmente quell'area non può assolutamente diventare soltanto un'area residenziale, ma deve essere anche un'area dove ci siano dei servizi importanti per la collettività pescarese, e su questo noi già ci siamo espressi in passato. Fino ad oggi il Consiglio Comunale non si era mai espresso, la maggioranza aveva ed ha ancora, direi, mantenuto una posizione ambigua.